Nicola Tiozzo, schiacciatore del volley tricolore. Nicola, sei un punto fermo, una certezza per questa squadra. Ti senti addosso un peso e una responsabilità per questo? Vabbè, sicuramente no, un peso no, perché sarebbe eccessivo dirlo. Però comunque so di essere comunque un tassello importante per la squadra, anche soprattutto per la ricezione, perché praticamente tutte le squadre mi battono addosso miliardi di palloni e quindi devo comunque in qualche modo cercare di far girare la squadra con la ricezione, insomma. State dimostrando un livello di gioco importante. Domenica arriva Cantù. Come lo affronterete? Vabbè, Cantù lo affronteremo con tutto quello che abbiamo, con la grinta, cercheremo comunque qualsiasi persona entrerà, sono sicuro darà al massimo, perché abbiamo bisogno di punti, abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno perché comunque sotto di noi della classifica ci sono degli scontri diretti che per forza di cose se non vinciamo ci superano e quindi non siamo più ai playoff, quindi bisogna cercare di vincere in tutti i modi, noi lo affronteremo al massimo delle nostre possibilità sicuramente. Catellani, libero del volley tricolore. Luca, tu che guidi la seconda linea, come vedi questa Conad con il nuovo assetto? Beh, parlano i risultati. Finora abbiamo fatto un girone di ritorno andando quasi sempre a punti, a parte Vibo e Ortona, però tutte le altre comunque siamo riusciti ad ottenere i punti che ci servono per arrivare al nostro obiettivo, che sono i playoff. Perfetto, domenica arriva Cantù. Come ti sembra come squadra? Cantù è una squadra solida che comunque rispetto all'anno scorso ha cambiato poco e lo si sta vedendo dai risultati che sta facendo quest'anno e quindi noi dobbiamo affrontarla a viso aperto, senza aver paura di niente, essere pronti ad una battaglia perché lo sarà e noi avremo il pubblico dalla nostra parte al Palabigi.